Eccoci qui ragazzi, volevo mostrarvi quanto la nostra sanità è una merda. Sono 4 ore che attendo mia moglie che esca dall'ospedale insieme a Emanuele. L'unico dottore che c'era era impegnato, 4 ore di attesa, scusate il quarto dito. E dopo un po' di grida e un po' di insulti, perché dopo un po' uno si rompe i coglioni, caso strano arrivano medici e dottori. Ma volevo farvi vedere una cosa, guardate qui. Questi sono interi padiglioni completi, guardate, che giustamente noi paghiamo, perché questa la pagano, la luce, il riscaldamento, lo pagano con i nostri soldi. E poi parliamo anche dei 3 Callaghan che ci sono sopra, che dovrebbero far sicurezza. Cioè io sono qua che sto girando tranquillamente, senza nessuno che rompe le palle o nessuno che mi abbia chiesto che cosa sto facendo. E ho la tuta del Milan, non sono vestito da medico. Vi faccio vedere anche gli altri piani, tanto ho avuto 4 ore di tempo. Guardate, sempre tutto ben acceso, dappertutto, come è giusto che sia. Guardate, E qui continuiamo, sono libero, radiologia, uffici aperti, tutto. Poi per carità, io sono una persona per bene, quindi non toccherei niente, però guardate qui. Qui paghiamo tutto noi, sono tutti i soldi nostri. Quindi vedete com'è tutto ben chiaro? Vi chiedo per cortesia, cari follower, fatelo girare questo video, ma non tanto perché io ho bisogno di visualizzazioni, perché non me ne frega niente. Qui c'è una luce spenta solamente. Fatelo girare, perché serve per far capire quanto spreco c'è. Guardate qua, guardate. Chilometri e chilometri di corridoi con tutte le luci accese.